Iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile di via Tuscolana nella zona est di Roma, si tratta di un percorso di circa 2 km dal Quadraro a Piazza di Cinecittà. La nuova ciclabile unirà due fermate della metro A, da Porta Furba a Subaugusta. Il percorso si aggiungerà alle due piste esistenti di Viale Marco Fulvio Nobiliore e di Viale Palmiro Togliatti. A durata triennale il protocollo d'intesa firmato da Roma Capitale e il Ministero dell'Istruzione. Vengono condivisi informazioni e dati sulle iscrizioni per migliorare l'offerta formativa e servizi educativi e scolastici, previste inoltre modalità condivise per l'estensione delle attività extrascolastiche. Roma Capitale rinnova l'adesione alla Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze. Tante le iniziative che vedranno coinvolti i municipi su prevenzione e cultura del rispetto come strumenti per arginare il fenomeno della violenza e del maltrattamento dei minori. L'11 ottobre sarà celebrata la Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze ed esposto a Palazzo Senatorio uno striscione simbolo delle... Prosegue il piano di rilancio dei mercati cittadini. L'amministrazione ha stanziato in bilancio fondi per 4 milioni di euro che verranno trasferiti ai municipi che ospitano i mercati rionali. Investimenti da destinare alla manutenzione straordinaria delle strutture, all'adeguamento e messa a norma negli impianti e alla riqualificazione e valorizzazione delle attività commerciali. Approvata dalla Giunta Capitolina la delibera che riordina e snellisce le procedure per le affrancazioni e le trasformazioni in materia di piani di zona. Dopo anni si mette ordine in un settore complesso, dando ai tanti cittadini coinvolti risposte certe, garantendo loro trasparenza, equità e certezza dei tempi di elaborazione delle pratiche. Avviata tra Roma Capitale e Federpreziosi Confcommercio Roma una sinergia per la tutela della sicurezza degli esercizi commerciali, previsti sgravi fiscali per l'ammodernamento delle apparecchiature di videosorveglianza e il lancio sul web di un mercato virtuale per l'oreficeria Made in Rome. Si sono conclusi in anticipo rispetto alla tabella di marcia i lavori per rinnovare l'impianto di illuminazione nella nuova circonvallazione interna. Sono state installate nuove lampade a tecnologia LED, dall'innesto con la A24 a batteria nomentana, in entrambe le direzioni, sia verso lo Stadio Olimpico che verso San Giovanni. Roma Capitale cerca artisti di strada. È online il bando per partecipare fino al 25 settembre. Tra i requisiti necessari il conseguimento della maggiore età, la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno. La concessione degli spazi sarà a cura dei municipi nel periodo dal 1 febbraio 2019 per 5 anni.